Ferruccio Busoni, La sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace. 13ª e ultima trasmissione. Ancora Chopin. Tredici settimane fa, dando inizio a questo ciclo di trasmissioni intitolate a Ferruccio Busoni, ci proponemmo di esaminare, attraverso le interessanti possibilità offerte dal mezzo radiofonico, i diversi aspetti di quella che personalmente ci sembra una delle figure più dense di interesse nella vita musicale mondiale dalla fine dell'Ottocento al primo quarto del nostro secolo, cioè Ferruccio Busoni. Questo personaggio, il cui nome ricorre spesso nei discorsi anche dei non addetti alla musica, che, e soprattutto nella città di Bolzano, lo identificano ormai per antonomasia con il concorso che si etichetta del suo nome. Del nome, cioè, di uno dei più illustri interpreti che il pianoforte abbia avuto in campo internazionale. Malgrado questa popolarità e questa rinomanza, il grande musicista rischia di non essere ancora ben conosciuto e la sua effettiva importanza nella storia della musica rischia di essere contrassegnata da quella del mito d'interprete che, associandolo ai nomi ormai leggendari di Paderewski, di Rachmaninoff, di Anton Rubinstein, ha sempre offuscato e molto probabilmente offuscherà ancora per molto tempo la sua più ampia funzione di uomo di cultura, di compositore, di didatta, di saggista. Per quanto ci riguarda, per descrivere il più dettagliatamente possibile i vari aspetti della complessa figura artistica di Busoni, ci siamo valsi di quella gran mole di scritti che il musicista di Empoli ha lasciato sotto forma di articoli di giornale, di pubblicazioni, di premesse a edizioni musicali, di lettere, soprattutto di lettere alla moglie, eccetera. Ma soprattutto abbiamo usato la voce stessa, naturalmente la voce pianistica, del grande maestro, così come essa ci è stata tramandata dai mezzi di incisione che, dai primissimi anni del secolo fino al 1924, anno della sua scomparsa, registrarono anche le prodezze musicali di Ferruccio Busoni. Anche per quest'ultima puntata della serie dedicata a Ferruccio Busoni, scavando in archivi un po' troppo dimenticati, abbiamo trovato del materiale da fare ascoltare, prezioso materiale d'antiquariato che ci riporterà, attraverso la radio e in tutta l'emozionante documentarietà specifica del mezzo sonoro, la vitalità musicale di Ferruccio Busoni. Ascoltiamo ora un'interpretazione di Busoni dei preludi di Frédéric Chopin, opera che egli spesso portò in concerto, eseguendo per intero tutta la serie dei 24 preludi. A proposito delle tanto discusse e in fondo discutibili interpretazioni chopiniane, abbiamo dedicato ad esse un'intera trasmissione. Ma prima di passare all'ascolto del nastro, ascoltiamo la testimonianza che in proposito ci lasciò uno dei più illustri allievi di Busoni, Vladimir Vogel, il quale, citando alcuni ricordi personali, nel 1966, in un opuscolo dedicato al centenario della nascita del musicista di Empoli, raccontò: «Quando si diffuse nel mondo la voce che egli fosse uno dei più grandi pianisti dopo Liszt, venne a cercarlo a Berlino anche un impresario polacco, offrendogli una tournée in Polonia. Il compenso era cospicuo e Busoni accettò. Quando però si cominciò a parlare dei programmi, l'impresario polacco si affrettò a dire a Busoni che poteva suonare tutto ciò che voleva, tranne le opere di Chopin. In Polonia, infatti, attraverso la tradizione nazionale di un Paderewski, si aveva una concezione così fissa e così immutabile di Chopin che il volerlo eseguire sarebbe stato non solo dannoso, ma anzi avrebbe compromesso l'esito dell'intero giro di concerti e provocato una catastrofe finanziaria. E Busoni di rimando: o il mio primo concerto a Varsavia lo dedicherò tutto a Chopin o rinuncio alla vostra offerta. L'impresario impallidì. Busoni diede un concerto di sole musiche chopiniane e fu uno dei maggiori trionfi della sua carriera. Ascoltiamo dunque ora 8 preludi di Chopin, precisamente dal 5° al 12°, suonati da Ferruccio Busoni. Thank you.
Thank you.
La qualità miracolosamente indenne di questa, come delle altre registrazioni che abbiamo ascoltato nel corso delle 13 trasmissioni dedicate a Ferruccio Busoni e al suo tempo, fa rivivere con sufficiente precisione tutte le sfumature del pianismo del grande interprete, ascoltando il quale, a nostro avviso, non si deve andare in cerca della perfetta adesione esegetica fra il testo e la realizzazione musicale, ma piuttosto di quella ideale, intima connessione di anime, quella creativa e quella interpretativa, che autorizza i grandi artisti a sentirsi più vicini di tutti alle grandi creazioni musicali, come è nel caso di Ferruccio Busoni, il quale, cresciuto nel culto dei grandi compositori classici e romantici, ad essi cercò di accostarsi costantemente con ogni mezzo musicale. Oggi la poesia, ad esempio, di uno Chopin ci viene concretizzata in altri modi da una visione interpretativa che tende a pulire il testo musicale da tutti gli orpelli di cui si era arricchito dal momento del suo concepimento a quello dell'attuazione musicale, che così facilmente è vittima delle mode e delle circostanze. Ferruccio Busoni non fu certamente esente da queste mode e da queste circostanze, e però le sue interpretazioni musicali, ascoltate anche oggi, dall'altra sponda quindi di un abisso che ci divide da quei tempi, emana un fascino raramente riscontrabile in un'incisione discografica. Ascoltiamo ancora Busoni nell'esecuzione di un altro, forse il più popolare, dei preludi di Friedrich Chopin, il 15° soprannominato La goccia d'acqua. Thank you.
tracciare un bilancio della figura di Ferruccio Busoni in questa ultima trasmissione sarebbe forse stilisticamente elegante a conclusione di un ciclo radiofonico che si è occupato anche dal punto di vista musicologico di un grande artista. Ma siamo del parere che non spetti a noi questo compito e che forse il nostro pur modesto contributo alla diffusione e alla conoscenza di alcune componenti della personalità musicale di Ferruccio Busoni sia da considerare esso stesso un omaggio che scavalca a priori i limiti di un arido bilancio intellettuale e teorico. Preferiamo destinare i pochi minuti che ci restano a disposizione ancora una volta alla viva voce di Ferruccio Busoni, e cioè alle sue incisioni discografiche. Tra queste ultime, quella che abbiamo messo in onda oggi è particolarmente rara e anzi probabilmente viene messa in onda per la prima volta, trattandosi di un'incisione effettuata in America e mai messa in commercio e rimasta quindi di proprietà privata. Da essa traiamo in conclusione di questa trasmissione e di questo ciclo gli ultimi tre preludi di Chopin, il numero 22, il numero 23 e il 24, salutando e ringraziando tutti gli ascoltatori che hanno voluto seguire questa trasmissione e ringraziando particolarmente quanti hanno collaborato alla sua realizzazione. Thank you.
Per il ciclo Ferruccio Busoni, la sua arte nel suo tempo, a cura di Andrea Bambace, avete ascoltato la 13ª e ultima trasmissione.